Ok, quindi come dicevo, prima di far partire la registrazione, dedichiamo questo primo momento, massimo mezz'ora, a eventuali domande che avete voi sui video della settimana o della settimana precedente. Partiamo con Stefano, che puoi usare il Buongiorno. microfono a scrivere. Ok, buongiorno. Buongiorno. Allora, sì, avrei delle domande. Dunque, comincio subito con una domanda ancora sulla parte CSS perché non riesco a fare una cosa, un dettaglio. Dunque, le condivido lo schermo. Devo aprire un attimo il browser. Ok. Ok, si vede? Si vede Firefox. Sì, ok. Sì. Dunque, il problema è questo, riesco a tirare su questo più. Ho provato in tutti i modi, non riesco a centrarlo. Le faccio vedere da F12 o dal codice? Uguale. Ok. Allora. Sarebbe questo elemento qua che ho creato io, add Sì. button, e dentro c'è questa classe add che l'ho creata io. E non ho capito bene dov'è che devo modificare per riuscire ad alzare cioè a centrare quel più, se la classe add button, che è il div che contiene il button, oppure il button. Allora, innanzitutto in questo caso probabilmente quel div è ridondante, a meno che tu non abbia bisogno di qualcosa, perché tanto il div contiene solo il button e quindi potresti usare direttamente solo il button. Ah, No, però il più è, diciamo che è verso il basso è dentro il button in questo caso, a meno che tu non faccia qualcosa di strano sulla classe add button, ma direi di no. ok. E se vuole è questa qui. No, esatto, non è niente di strano, perché impose solo due margini, l'ombra e la posizione. Invece su add di button. Allora, sulla classe add di button è questa qua. Allora, prova a togliere l'altezza di linea e quella font size intanto. Allora, font size. No, basta togliere la spunta da di fianco. Ah, ok. Ok. E anche l'altezza di linea. La vedi che già meno. Rimetti un attimo font size, perché così è un po' più grosso. Che Sì, era era 3M. 3M, ma metti. Vabbè. Aggiorna. Ok, togli l'altezza di linea. Ok. Vedi che già in un certo senso. Più centrato. No, qual è il Sì. problema? Il problema è che tu hai messo un font grosso 3, diciamo, facciamo finta 30, e un'altezza della linea in cui il font va inserito grosso 10. E quindi lui non ha lo Ok. spazio sufficiente, no, per farlo stare, quindi te lo fa stare verso il basso. Mettendo un'altezza di linea o una dimensione del font troppo piatta, puoi riuscire a giocare in modo da metterlo più o meno come adesso è più o meno centrato, se vedi in questo bottone molto molto ampio, Ok, molto molto quindi se alto. devo giocare tra Sì, l'altezza di è linea e il font size. essenzialmente l'altezza di linea, quella che fa il grosso, e poi può esserci un po' di padding, ma tu l'hai già messo, un po' di padding che potrebbe aiutare, ma essenzialmente è una questione di font e soprattutto di altezza di linea in questo caso. Ok, va bene, quindi adesso poi provo a sistemarlo. Le faccio vedere delle altre domande, se posso, Sì. No, riguardo all'esercizio per oggi. Allora, mi sono segnato. l'esercizio per oggi dopo. Ok? Ah, ok, va bene. Perfetto. Allora, grazie. Niente. Altre domande sul passato? Non su oggi? Io no, termino la Sì, no, condivisione. certo. Sì, grazie. Dico ad altri che hanno alzato la mano, per esempio Alice, l'avevo visto una mano alzata.
la domanda di Alice, perché non viene nel video, è come nella soluzione avanzata dell'esercizio, quello propedeutico al laboratorio di oggi, suppongo, come app, quindi la classe app e la classe filter comunicano tra di loro. Allora, fammela prendere, giusto? È sull'esercizio, no? Essenzialmente, poi ovviamente può essere simile al laboratorio, ma fammelo prendere solo un attimo, il codice soprattutto. Qui. Nel frattempo, se c'è qualcun altro che ha delle domande, sì, per la parte di video, diciamo, già fatti, per favore alzi la mano o metta un simbolino sì a fianco al nome, così lo sappiamo. Cioè, no, altrimenti dopo Alice passiamo al laboratorio. Ci sono quasi, eh? No, devo prenderlo. Ok. Condivido questo. Allora, lo vedete, sì? Ok, allora, questo è app e questo è filter, chiudiamole. Allora, come comunicano? Comunicano con passandosi un evento. Perché? Perché noi abbiamo app, che è quella che essenzialmente crea tutto, e quindi nel costruttore a un certo punto inizializza filter. A filter passa due cose: il container della sidebar, visto che è quello che deve riempire, e poi il riferimento a exam manager. Quindi filter prende questo riferimento a exam manager, alla sidebar a exam manager quando gli serve. E cosa deve fare filter? Filter deve gestire quello che capita quando viene premuto su uno dei link di quella barra laterale. E quindi cosa dovrebbe fare? Adesso, al di là di questo pezzettino qui, no? Potrebbe chiamare un metodo che prende l'identificativo del bottone cliccato, toglie, aggiunge la classe attiva, esattamente come faceva nella soluzione base vista nel video, e poi potrebbe, per esempio in questo caso, riempire gli esami, quindi la lista degli esami in base al fatto che è premuto su tutto o su un anno, e poi dovrebbe, e questo sarebbe il modo, e poi dovrebbe dire ok, app, chiamare questo metodo di app, chiamare il metodo mostra esami. Ora, un modo per farlo sarebbe passare qui this, quindi passare a filter un riferimento di app, quindi in un certo senso che il padre passi se stesso, un riferimento di se stesso al figlio, e quindi filter qui riceverebbe app, e quindi qui potrebbe fare un qualcosa tipo app. Show exam, quindi chiamare il metodo show exam di app. Questo si può fare, funziona se provate. Il punto è che, da un punto di vista dell'ingegneria del software, non è tanto bello che una classe passi riferimento a se stessa in modo che l'altra classe figlia, tra l'altro, possa chiamare i metodi sulla classe principale. E questo non aiuta. Aiuta anche a tenere ben separati questo,
E in più, appunto, non sfrutta la parte di eventi, non sfrutta la parte di asincrona, di sincronicità, che è proprio tipica di JavaScript. Allora, cosa fa Filters? Filters, arrivati a questo punto, arrivati appunto ad avere esame, lancia un evento personalizzato. Questo custom event permette di creare un evento, esattamente come l'evento click o l'evento load, quant'altro. Quindi lancia un evento personalizzato che si chiama come decide la classe, in questo caso questo nome, e può passare insieme all'evento anche delle proprietà addizionali attraverso questo oggetto che ha come chiave detail, questa è una chiave obbligatoria, e come valore di questa proprietà quello che si vuole. Potrebbe anche essere un oggetto composto, come in questo caso exam. Quindi, quando si clicca, cosa succede? Quando si clicca su uno dei link di filter, viene fatto tutto questo e viene lanciato un evento. Esattamente un evento, ripeto, analogo a quello che si scatenerebbe quando si preme su click. E questo evento viene intercettato da tutti quelli che hanno un event listener su questo evento. In questo caso noi abbiamo solo app che ha un event listener su questo evento. Quindi app a un certo punto riceve questo evento, chiama l'event handler di questo evento, che essenzialmente svuota la tabella d'esami e rimostra la nuova, diciamo, la tabella d'esami aggiornata che riceve, utilizzando il suo metodo showExam, che era il metodo che chiamava già dall'inizio e che quindi è suo, perché lui che si preoccupa, è app che si preoccupa di visualizzare la parte di appunto relativa a quella tabella degli esami. Quindi questo è solo avanzato con questo passaggio di eventi tra una classe e l'altra. È un modo per sfruttare appunto gli eventi, è un modo per sfruttare la parte asincrona un po' di più. Ripeto, l'altro modo che è un pochino meno bello da un punto di vista della programmazione è passare a filter un riferimento alla classe, a questa classe, alla classe app, e poi filter chiama un metodo di app. O meglio, sì, un riferimento alla classe app, all'istanza della classe app, poi filter può chiamare il metodo del riferimento della classe app passata, però questo è un po' meno bello da un punto di vista di programmazione, e invece questa gestione eventi è un qualcosa un pochino più naturale per JavaScript e è un qualcosa anche molto più flessibile, perché se in questo modo noi avessimo un'altra classe, progetti o un'altra classe, eccetera, che deve aggiornare questo elenco, basta che generi lo stesso evento e chiunque può ascoltarlo e agire di conseguenza. Quindi davvero separa bene, senza troppi riferimenti, le varie classi, le varie anche, diciamo così, schermate, le funzionalità della classe. Si può fare tutto in app, certo, ovviamente, esattamente come tu potessi scrivere un programma in un linguaggio di programmazione qualunque, tutto in un unico file. Esistono le classi, possiamo sfruttarle per non solo rappresentare i dati diversi che abbiamo, i modelli diversi, ma anche le funzionalità diverse che abbiamo. Quindi in questo modo possiamo davvero sfruttare le funzionalità diverse. Di più, se noi ipotizzassimo di buttare via filter, questo filter, questi filtri fatti in questo modo, quindi non vogliamo più, per esempio, avere delle ancore, dei tag A, non vogliamo più gestire active, vogliamo fare qualcos'altro, ci basta rimpiazzare questa classe filter avendo l'unica accortezza per far funzionare tutto, avendo l'unica accortezza di lanciare questo evento con la lista di esami da visualizzare. Quindi questo ci permette di avere un'applicazione web più modulare e più estendibile. Ovviamente potremmo fare tutto in main.javascript, potremmo fare tutto anche senza classi. Non è che l'ha scritto, come dire, il dottore, no? Di fare a classi, di dividerlo, ma nel momento in cui approcciamo una programmazione oggetti e una programmazione oggetti in JavaScript nel web, a quel punto sfruttiamola senza esagerare, quindi senza creare classi dove non servono, ma sfruttiamola per fare le cose per bene, diciamo. Questo risponde alla domanda di Alice e di Andrea.
Alice? Ok. Altre domande? Luca, forse? No, era semplicemente una conferma del fatto che vedevo lo schermo. Ok, benissimo. Allora, se nessuna altra domanda, stoppiamo la registrazione e passiamo al laboratorio. Ok, quindi stoppo.